Ciao ragazze, ciao ragazzi, questo video per semplicemente, come avete visto dal titolo, per informarvi un po' di questa cosa che è successa. E come prima cosa ho pensato proprio di fare un video di informare voi perché lei è stata sempre parte integrante dei miei video, no? E chi mi segue da anni lo sa che io facevo video a casa dei miei genitori, a casa mia con lei nello sfondo e tanti di voi sono sempre affezionati, cioè sono sempre stati affezionati a lei, quindi era doveroso comunque informarvi e così magari anche voi potete fare una preghiera per lei che appunto ieri è successo, quindi sta andando sul ponte dell'arcobaleno dove sono tutti i nostri amici pelosi. E niente, se n'è andata in modo molto tranquillo, molto pacato, come era lei, che è stata un cane veramente, veramente speciale, buono, un cane che veramente non potevi non amare. E noi l'abbiamo riempito di coccole, di pappe buone, di. L'abbiamo portato con i viaggi, mia mamma nell'ultimo periodo, da quando poi avevo preso Pupi, era diventato un po' il cane di mamma, no? Quindi mamma anche nelle vacanze, nei viaggi, l'aveva sempre sempre portato con lei, quindi ha vissuto veramente come una regina. E ha vissuto 16 anni con noi e ieri appunto è venuta a mancare, vi dico, sto piangendo veramente da ieri. Perché è come se ne andasse comunque la persona di famiglia. Lei comunque è morta comunque di vecchiaia perché aveva un'insufficienza renale cronica che è dovuta comunque all'anzianità, perché comunque aveva 16 anni. E tutti negli anni, comunque negli ultimi anni ha avuto vari acciacchi e noi l'abbiamo sempre curata. Invece per questa cosa qua, inizialmente l'abbiamo curata, gli abbiamo comprato anche le pappe adatte, poi fin quando poi è arrivato a un punto che non mangiava più e la veterinaria ci ha detto che comunque i valori erano compatibili con la vita e niente, io voglio ricordarla veramente come quando sono andata a prendere che era un batuffolo. E forse non tutti sanno che Molly è un cane da strada perché sembrava molto molto, sembrava un cane quasi di razza perché comunque era bellissima, questo pelo bellissimo, e però era un cane che era stato abbandonato in una cucciolata abbandonata e io sono andata a prenderla, mi ricordo ancora 16 anni fa con mio padre in questa terra sperduta e lei era un batuffolino piccolo con questi occhi, con questa, mio padre diceva con la lente marrone e io subito me ne innamorai, come la vidi dissi è mia e la presi, lei tremava, tremava sulle mie gambe, la macchina, era sempre stato un cane molto pauroso e ci ha portato veramente un sacco di gioia. E niente, se ne va proprio un pezzo del mio cuore, della mia famiglia. E volevo appunto rendervi partecipe perché voi l'amavate, già lo so che poi me lo chiedereste, ma che fine ha fatto Molle nel caso in cui dovessi registrare dei video a casa di mamma, quindi preferisco dirvelo comunque ora. E niente, volevo che vi uniste comunque al mio saluto verso di Molly. E volevo ringraziarvi per tutto il vostro affetto, per tutto il bene che le avete voluto, perché mi chiedevate sempre di lei anche su Instagram. E niente, Molly non c'è più, però vive sicuramente nei nostri cuori, nei nostri ricordi più belli. Lì resterà comunque per sempre. Io sono messa un po' a guardare le foto di quando era piccolina. Mamma mia, fiumi di lacrime e niente, vi lascio, ho registrato, scusatemi per questo video un po' confusionato, ovviamente ho interrotto il vlogmas perché ovviamente non ho,
non ho proprio più l'umore di continuarli. Sapete già la mia situazione era quella che era, poi comunque. Quindi penso che comunque non ci saranno più vlog, basta anche perché tra poco è Natale, quindi anche se in questa brutta condizione colgo anche l'occasione per farvi gli auguri di Buon Natale, di abbracciarvi, di stare vicino ai vostri cari e, più che potete. E, sicuramente tornerò con dei video, però ecco, magari solamente farò dei vlog, ma non dei vlogmas, quindi perché comunque quelli del periodo natalizio, insomma. Volevo farne qualcun altro, però basta così e adesso con questo video ci vediamo direttamente dopo Natale. Niente, vi lascio un piccolo video che ho registrato con tutte le immagini, alcune immagini più belle che ho recuperato dai vari cellulari e avrei voluto mettere la canzone, quella là, Sta passando novembre. È per te questo bacio nel vento. Te lo porterò lì con almeno altri 100. Quella che è bellissima. E, però sicuramente mi avrebbe bloccato per il copyright, quindi ne metterò un'altra. Mando un bacio grande, grazie per il vostro affetto e ciao Molly.